marketing di una volta non esiste più? Manager Italia Milano ha organizzato lo scorso 22 novembre un incontro con manager del settore per fare il punto sulle prospettive e le nuove sfide legate a questo ruolo. Qual è il modo più efficace per fare marketing oggi? In realtà esiste solo un modo, che è l'unico efficace in realtà, ed è quello di partire dalla comprensione del consumatore e dei propri bisogni e costruire tutte le attività di marketing, siano esse di comunicazione, di innovazione, di prodotto, di esperienza soprattutto, partendo dal consumatore. Il modo più efficace ritengo che sia la capacità di astrarre dei segnali dalla lettura della realtà che si ha davanti, che può essere o il business o il canale o l'utilizzatore finale, che può essere un consumatore o un professionista, quindi astrarre contenuti e poi utilizzare questi contenuti per restituirli attraverso dei mezzi che oggi sono totalmente cambiati. Ma in realtà il mondo del marketing è cambiato molto negli ultimi anni e il consumatore si è spostato verso uno stile di consumo più esperienziale. E allora quello che sostengo è che in realtà il consumatore desideri quattro cose, quattro elementi aggiuntivi da parte delle aziende, che sono un'esperienza in negozio, uno storytelling approfondito attraverso tutti i punti di contatto che il brand ha con il consumatore, la sostenibilità nei processi e nella proposta al consumatore, e di scoprire il brand attraverso dei contenuti digitali. E il problema, la sfida per il marketing è che molte di queste cose non stanno all'interno del marketing, e quindi l'invito è di allargarsi e di andare a parlare, dialogare con tutta l'azienda per poter fornire al consumatore questi elementi che sta cercando. Come è cambiato il ruolo del marketing manager e quali sono le sue nuove sfide? Ma il ruolo del marketing manager è molto cambiato negli ultimi anni, perché oggi si trova a fronteggiare molti più fornitori, molti più partner, quindi in realtà molto frammentate, del quale deve essere un po' il playmaker. Quindi rispetto al passato, in cui il ruolo era più definito, più netto, più preciso anche rispetto a chi c'era fuori dall'azienda, oggi questa frammentazione, questa fluidità costringe il marketing manager a essere molto più capace di fare da guida e di fare appunto da playmaker della situazione. Ma in realtà il ruolo del marketing manager è cambiato tantissimo, sta cambiando tantissimo, va da una specializzazione per skills, direi, tecniche, che sono quelle che hanno accompagnato la mia generazione per un po' di tempo, almeno per tanti anni, alle competenze manageriali, cioè a capire e ad allargare le proprie competenze manageriali più che specializzarsi in skills che rischiano di essere obsolete molto velocemente, diventare obsolete molto velocemente. Oggi un marketing manager è principalmente un manager, poi ci mettiamo il marketing davanti, che deve essere in grado di conoscere e di agire e di portare risultati durante la sua formazione, nella carriera, lungo tutto il funnel dell'esperienza del consumatore. E il ruolo del marketing manager è cambiato proprio nel senso che deve, mentre prima era una funzione che sostanzialmente viveva a sé stante, in questo momento, come dicevo prima, per fornire questi elementi deve parlare con altre funzioni. Quindi facciamo un esempio: la store experience, ad esempio, è controllata dal training, definita dal training ed implementata dalle operations. Queste sono funzioni che stanno totalmente al di fuori del marketing, e quindi il marketing, la sua sfida è andare beyond marketing, cioè andare a parlare con il resto dell'azienda per definire tutti questi elementi assieme.